12 aprile 2010, TG Web, Messie Pinotto, come va? Che ci racconta di nuovo? No, secondo me non va bene, non va bene, tutto un insieme di cose. A parte il tempo, che sì, c'è la neve, dappertutto. A livello amore terrestre, via. E nel catino di ieri com'è andato? Amore terrestre, io alludo all'umanità, perché quando vedo uno che soffre o uno che se la spassa facendo il fanatico, io dico, ecco, sin dai tempi del papato, dei re, degli imperatori, della Repubblica, sempre così, ci sono i ricchi e i poveri soffrono, dopo è chiaro che fanno i delinquenti, stuprano, rubano, ammazzano, ma è chiaro, no? E bastano, ecco, leggiamo sui giornali un'infinità di cose, in televisione vediamo che tutti copiano, fanno tutte le stesse cose, le fiction, con tutte donne che fanno finta di recitare, che poi io vedo, dal momento che faccio teatro, vedo da come parlano, che non so, perché c'hanno i doppiatori, c'hanno quelli e loro stanno lì a fare le belle, fanno... e si sente il vociare del doppiatore, quindi non c'è arte, capito? Ecco, questo io dico, no? Dopo magari uno che sa fare determinate cose, e io ho dimostrato di saper far tutto in arte, sia comico, drammatico, tutto, suono sei strumenti, canto con tutte le voci, anche da soprano, però nessuno ti aiuta. E beh, va bene, la vita è questa. Io sono sereno, sono buono, voglio bene all'umanità, non ho fatto mai cose brutte, però quando vedo, dico, ma porca miseria, perché che mondo è questo? Ma quest'anno ci sta un governatore, uno che comanda, che sa fare il bene di tutti. Allora dico, viva quel re inglese, Riccardo Cuor di Leone, che disse a tutti quelli che erano schiavi, d'ora in poi saremo tutti fratelli, tutti liberi siete. E Robin Hood disse, grazie re, ti adoro. Grazie. E allora io dirò sempre, bravo Riccardo Cuor di Leone, tu sei l'unico che mi ha fatto emozionare. Grazie TG Web, arrivederci dottor Pinotto. Arrivederci carissimo.